come si crea un rapporto con un'aquila. Facciamo un esempio: Ivy è un'aquila delle steppe. Me l'avete chiesto in molti e oggi ho deciso di rispondervi. Non è un animale per tutti, non può essere il primo animale per una persona che non ha esperienza. Ovviamente il rapporto con un'aquila si crea con il tempo, ma soprattutto con due cose che sono il fulcro di tutto quello che può essere poi il rapporto uomo-animale: la conoscenza e l'esperienza. Io ci ho messo anni prima di prendere un'aquila e ovviamente sono stato seguito da persone esperte che da tanti anni erano nel mondo della falconeria. Quindi non è un animale per tutti, per la sua mole, la sua aggressività, il suo comportamento molto complesso, le sue comunicazioni, bisogna conoscerlo. Ovviamente una volta instaurato si crea un rapporto incredibile, davvero, bisogna viverlo per capirlo, però non è un animale per tutti, quindi ho risposto alla vostra domanda, ma mi raccomando, non improvvisatevi. Da qui è tutto, la piuma del giorno.